Buonasera a tutti amici di YouTube e benvenuti sul mio canale. Vigilia fondamentale, vigilia da dove dobbiamo assolutamente fare tre punti. Vigilia dove Pioli non deve rompere i coglioni, non deve fare puttanate come ha fatto quest'anno tantissime volte, senza andare lontano mercoledì, che mi mette due centrocampisti contro cinque. Ma voglio chiudere qua il capitolo perché ho ancora il nervoso, è pagato per fare il suo lavoro e non lo sa fare e non sa leggere un cazzo di partite, come dice Fabio Capello, sempre con Fabio. Ragazzi, dobbiamo fare questa partita, fare assolutamente i tre punti, Magnani in porta, Kier, Kalulu, Tomori e Hernandez. Non so perché mi dà Kier esterno, magari è un errore o magari è vero, non lo so, vedremo domani. Pobega Tonali davanti alla difesa, Diaz, Salismakers e Origi dietro Rebic. La squadra dello Spezia, entra in campo con Dragoschi tra i pali, difesa 4 con Amian, Ampadu, Wisne, Whisky, Nicolau, Esposito, Ekdal, Bourabia, Verde, Nzola e Jasi. Quindi 4-3-3 per lo Spezia, scusate. Ragazzi, sono molto teso, domani è una partita fondamentale, vale come una semifinale di Champions, perché non vincere domani vorrebbe dire veramente salutare questa Champions League. Sono molto obiettivo, la Lazio ha pareggiato, dobbiamo approfittarne, peccato perché fino al 94esimo il Lecce stava tenendo testa e addirittura vinceva 2-1 all'Olimpico, poi è arrivato questo 2-2, ma noi dobbiamo guardare a noi. Pobega, io lo ritengo un grande centrocampista, molti milanisti mi hanno dato ragione, molti hanno detto no, è giusto era mettere Messias e spostare Diaz e al trequartista. Questo fa capire quanti milanisti non capiscono un cazzo di calcio. Diaz, alto 1,20 m, in mezzo a tre bestioni, da trequartista, l'hai bruciato. Questa è la prova del grande nostro Pioli, conoscitore, un grande lettore di partite, veramente il numero uno. E vabbè ragazzi, va bene, io spero che a giugno cambiano le cose, anche se ho una sensazione che Pioli rimane, sia se arriviamo quarti che sia se arriviamo quinti. Io mi sento così, che la società lo tiene, perché abbiamo un altro presidente indegno, Gerry Cardinale, quello che dice per spendere devo fare soldi, si è fatto già un botto di soldi tra sponsor, Yankees, quello e quell'altro, e sembra che piange denaro. Ma si sa, sono degli azionisti, vengono in Italia, le aziende sono SPA, investono e devono fare attivo. A lui del Milan non gliene frega un cazzo, per chi non l'ha ancora capito, perché pensano che Gerry Cardinale è rossonero. Rossonero non lo è assolutamente, non gliene frega un cazzo, è venuto qua per investire e è in modo che ci sia il ritorno. Questo è Gerry Cardinale. L'unico dove si può fare affidamento, che veramente ama questi colori e questa squadra, si chiama Paolo Maldini. Anche se ho sentito critiche anche su di lui, perché giustamente non capito un cazzo di calcio. Parlo per questa fetta di persone, ci mancherebbe. Ho sentito tantissimi analisti, intenditori che mi hanno dato ragione. Non è che chi non mi dà ragione ha torto, ma non si possono dire certe stronzate, non si può attaccare un Maldini quando arriva un presidente che fa l'acquisto apposta l'ultimo giorno di calciomercato per non fare mercato. E se non l'avete capito, svegliatevi. È un allenatore che non legge un cazzo di partite, fa solo minchiate, continuate a difenderlo, andiamo con Pioli. Vi ha vinto lo scudetto, vi ha buttato il fumo negli occhi, è come Zaccheroni. Quindi ragazzi, io spero che questo allenatore vada via e arriva al Milan, un allenatore da Milan, con garra, coglioni e soprattutto che padroneggia nello spogliatoio. Ciao a tutti ragazzi e forza Milan, e speriamo di domani veramente di fare tre punti, perché sennò veramente da domani inizia l'ansia e lo stress per questo presidente e questo allenatore.